Credo che oggi sia una giornata importante perché le persone giustamente scendono in piazza per far sentire la loro voce, per richiamare l'attenzione da parte delle istituzioni. Noi dal primo momento, sia come comune che come regione, siamo stati molto impegnati a fianco e a vicino di queste persone. Infatti la manifestazione è assolutamente pacifica e costruttiva. Con lo stesso spirito siamo impegnati adesso ad ascoltare la loro delegazione per capire quelle che sono le istanze che ci porteranno, molte delle quali di fatto abbiamo già rappresentato al governo nazionale, perché richiedono risposte che poi travalicano le possibilità della stessa amministrazione locale che comunque è al loro fianco. Sono un abitante della Val Polcevera. La manifestazione si chiama Oltre il ponte c'è e sta a indicare il fatto che oltre il ponte che è crollato, ahimè, e che quindi è diventato una sorta di muro, c'è una vallata, c'è una comunità di persone fatta di abitanti come me, di commercianti, di lavoratori che sono in forte difficoltà. Noi le abbiamo riassunte in tre categorie: gli sfollati del lavoro, gli sfollati dei servizi e gli sfollati delle case, che poi sono anche loro, insomma, colpiti da questo fatto. Prima di tutto la 30 giugno, che è la prima strada che sarà aperta, io sono confidente, e io spero di poterlo fare entro la fine della settimana, di questa settimana. Qual è il problema tecnico? Il problema tecnico è che c'è uno spezzone molto grosso di ponte che è sulla 30 giugno per circa 80-90 centimetri, a partire dal bordo di Ponente. Capite cosa voglio dire, vero? Questo magari lo sapete meglio di me. Questo spezzone sta su un capannone e per accedere, per portarlo via bisogna demolire un altro capannone. Allora, il GIP alla nostra richiesta ha risposto dicendo che bisogna demolire il capannone, quindi dobbiamo per forza espropriare o parlare. Quindi parlare con i proprietari per poter fare questo lavoro, quindi c'è un lavoro un po' più lungo, anche perché adesso non so se noi siamo ancora in grado, bisogna aspettare il decreto e la legge per poter espropriare. Allora, per evitare questo, noi abbiamo pensato a riaprire la strada, diciamo, dal lato Polcevera sino a dove non arriva questo moncone, chiamiamolo così, mettendo ovviamente una barriera di guardrail con una paratia così che non fa nemmeno vedere, oscurante viene chiamata, che non fa nemmeno vedere quello che c'è dall'altra parte, quindi almeno la cosa rimane riservata. E questo deciderebbe una possibilità di aprire almeno 6,20 m di carreggiata, di larghezza, che vuol dire 6,20 m ci stanno due corsie, uno in un senso e uno nell'altro. Il tutto governato da un semaforo a monte e a valle che funziona soltanto nel momento in cui dovrebbe funzionare soltanto nel momento in cui ci fosse un pericolo per il ponte. Veramente non appena abbiamo la lettera del GIP siamo disposti a fare tutto il possibile perché si apra il più fretta possibile. Questa è una proposta molto logica che rispetta le esigenze del GIP, che sono prioritarie. Non voglio che nessuno pensi che noi non rispettiamo le esigenze della giustizia, noi le rispettiamo al 100%, ma nello stesso tempo ci consente di aprire almeno due carreggiate, che sarebbero veramente quello che ci vuole per adesso. Quindi andiamo avanti con questo piano. Io sono convinto che per la fine settimana dovremo riuscirci, poi se non ci riusciamo vi diremo perché, però dobbiamo lavorare così in questi giorni, no? Lavoriamo facendo dei piani e poi se subentra qualche altra cosa dobbiamo modificare i piani. Però essere qui a dirvi riapriamo fra tre settimane così sono sicuro di beccare la giornata mi sembra veramente una cosa non corretta, quindi vi dico esattamente le cose come stanno. Per quanto riguarda il corso Perrone invece dobbiamo essere onesti e dire che sino a quando non cominciamo lo smontaggio il corso Perrone non potrà essere aperto. Proprio perché passare sotto il ponte è una cosa estremamente grave, a meno che, ma non lo dico soltanto per livello di speranza, i dati del ponte, dei monitoraggi siano così solidi e così certi che la commissione tecnica possa dire che non c'è rischio di passare sotto il ponte in quello specifico punto. Oggi pomeriggio io sarò a Roma, domani mattina anche, per cercare di mettere tutte le modifiche sul decreto possibili e andiamo così.